vedere della gente che apprezza la vita per quello che è, non solo per il denaro che ha. Cioè, io vedo persone, tra virgolette, più povere in Italia, ma molto più felici. Ciao ragazzi, benvenuti a un'altra intervista. Oggi siamo qui con un espatriato negli Stati Uniti da circa 10 anni, Alessandro. Alessandro, benvenuto in diretta Da Phoenix, Arizona. dall'Arizona, caldo. Grazie. Sì, al caldo, al caldo. Adesso ancora estate qui, quindi. Come sei finito negli Stati Uniti 10 anni fa e dove eri finito come prima città? Allora, negli Stati Uniti ci sono finito perché lavoravo in Italia, a Modena, in una società che faceva distribuzione di prodotti informatici. Facevo il sales manager lì. Però ho sempre voluto viaggiare e il mio comprensorio nella mia regione, diciamo che il business delle superfici ceramiche è molto forte, soprattutto nel Modenese, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia, eccetera. Ho pensato, insomma, siccome il 70% dei prodotti che vengono prodotti e vengono esportati, l'America è il mercato numero uno, mi piacerebbe provare a cercare di indirizzarmi verso quel canale come export sales manager. Ho lasciato il mio lavoro, avevo 24 anni, era il 2009-2010. Praticamente i soldi che avevo un po' risparmiato li ho usati per andare a San Diego 6 mesi a studiare inglese, quindi ho fatto questi 6 mesi in California. Rientrato in Italia, ho cercato esclusivamente come export manager, export sales manager, ecco, che non era esclusivamente per gli Stati Uniti, poteva essere qualsiasi altro posto, insomma. Avevo il pallino di andare un po' in California, di vedere com'era. Io ero stato a Miami prima, però questo non voleva dire che stavo cercando solo per andare negli Stati Uniti, ecco. Dopodiché ho cominciato a fare colloqui quando sono rientrato, prevalentemente nelle ceramiche del mio distretto, che sono le più grosse. Insomma, il distretto di Sassuolo fino a 10-15 anni fa era il distretto che produceva praticamente per il 70% del consumo globale al mondo di superfici ceramiche, quindi è un distretto molto importante. Quindi ho cominciato a cercare e è venuta fuori questa opportunità dopo qualche mese sugli Stati Uniti, in Midwest, Canada, e così ho cominciato a viaggiare dall'Italia, Chicago, Toronto, Montreal, Miami, Orlando, Atlanta, insomma tutta la parte del Midwest, quindi Minneapolis, tutti gli stati centrali, Kansas, Ohio, Pennsylvania, Illinois, Vabbè, Michigan, insomma quindi comunque tutta la era un zona di. lavoro che ti portava a viaggiare molto. Sì, anche perché poi sai, in questo lavoro qua, almeno all'inizio, e si fa con viaggi in aereo, si arriva a Chicago, si noleggia la macchina, si carica di campioni e si guida per 2 settimane in giro per gli Stati Uniti, capito? Perché Ah, hai dai. comunque un set di samples con te che cioè, sono pezzi di piastrelle Che grossi. non devi Esatto, rompere. non devi rompere se vuoi riuscire a, insomma, portare a casa delle vendite, quindi è bello impegnativo, mi ricordo delle 10 ore di macchina anche al giorno, 8 ore, 7 ore, insomma. Quindi dei veri e propri on the road. Ah sì, mi ricordo all'inizio l'obiettivo era tornare a casa vivi, finire il giro Ah. senza avere dei problemi, però è stata una grande scuola. E dopodiché io ho fatto 2 anni così, poi ho detto all'azienda, ragazzi, io qua non riesco a continuare a fare avanti e indietro in questo modo. Compulsivo, loro mi hanno proposto di trasferirmi in Colorado se io fossi stato interessato, perché lì facevamo poco e insomma era un territorio tra virgolette vergine da sviluppare, e quindi mi hanno fatto l'application per il visto e nel 2014, a fine 2014 ci siamo trasferiti io e allora mia fidanzata Giulia a Denver Tra le Rocky e Mountains. esatto. E lì ho cominciato a seguire tutti gli stati centrali della West Coast, senza la West Coast, senza la Coast, quindi Colorado, Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Montana, tutta quella zona centrale Bello. delle Rocky Mountains, esatto. E dopo da lì è arrivata un'altra opportunità per un'azienda competitor che mi ha proposto una posizione in Seattle e siamo andati, quindi l'ho accettata perché l'azienda era più grossa di quella per cui lavoravo e insomma era una proposta economica migliorativa per noi. E quindi a luglio del 2017, dopo 3 anni in Colorado, ci siamo trasferiti in Washington State, quindi nord-ovest, sotto il Canada. Siamo stati lì 4 anni e mezzo,
E da lì dopo abbiamo fatto il Covid lì. Però era dura perché il clima sembra di essere molto. Ah, non vedi il sole, cioè per 9 mesi non vedi il sole a volte. Cioè, magari hai una giornata di sole, 2 giorni, freddo, però col sole, per il resto piove, c'è grigio. Praticamente sono arrivato in Arizona perché alla fine del Covid ho detto cerchiamo di comprare casa perché qui i prezzi continuano ad andare su, continuavamo a stare in affitto, a spendere un sacco di soldi, eccetera. Solo che Washington era impossibile, cioè ci voleva 1 milione di dollari per comprare una casa normalissima in una periferia. Cioè, quindi abbiamo deciso, ho chiesto all'azienda se avessimo potuto trasferirci in Arizona, perché comunque è parte del mio territorio, quindi adesso vado a Seattle vivendo da qua, e all'epoca venivo qua vivendo a Seattle, quindi è uguale per Ok, però me. almeno lì Quindi c'è il sole, il caldo. col sole i prezzi e le case costano la metà. Quindi Certo. praticamente qui con i soldi con cui a Seattle avrei comprato un appartamento con 2 camere e un bagno, qui ho preso una casa con la piscina. Praticamente. Mazza. Eh Quindi sì. ho fatto questa operazione qua ed è per quello che siamo finiti qui in Arizona. Insomma, ci piace, però siamo arrivati un pochino al capolinea anche qua, ecco. Esatto, di questo adesso ne parliamo. Tu sei con, hai detto comunque che adesso hai messo su famiglia. Sì, Quindi sei. dopo quando ci siamo spostati a Denver, io ero Giulia, che all'epoca era la mia fidanzata, è venuta con me, ha fatto un corso di inglese in Colorado, 6 mesi, e dopo ci siamo sposati, così lei è entrata sotto il mio status del visto, perché noi siamo ancora qui col visto, Che visto hai? Ok. E1, quello business, sono 5 anni più 5, adesso ho l'application della green card aperta, però ancora siamo un po' indietro. E dopo è nato Leonardo a Denver, che quando ci siamo trasferiti a Seattle aveva 2 mesi praticamente, quindi Ok. e basta, insomma. Quindi è americano tuo figlio. Sì. Bene. E poi cosa è successo? Ti sei stancato perché vuoi tornare in Ma Italia? allora, diciamo che io non sono, sia io che mia moglie, non siamo mai venuti via dall'Italia con l'idea di non tornarci più. È sempre stata una cosa nella nostra testa che era un'esperienza delimitata nel tempo, potevano essere 5 anni, potevano essere 8, 10, 3, però non ho mai pensato non torno più a casa perché odio questo paese, non funziona niente, no? Come molte persone che insomma un po' lasciano L'Italia. l'Italia. Quindi questo è il presupposto, siamo partiti nel 2014 e semplicemente poi molte cose sono cambiate da quando abbiamo avuto Leonardo, che sai, capisci tante dinamiche familiari, sociali e quant'altro, e di conseguenza siamo stanchi di stare lontano dalla nostra famiglia, noi siamo tutti e due italiani, quindi siamo stanchi di stare così lontano perché, sai, un conto è essere a Londra, a Berlino, a Madrid, prendi un aereo, in un'ora vai a casa, fai il weekend, torni indietro. Certo. E qua sono 18 ore di viaggio tra Lontano. layover, cioè, quindi poi costa tanto viaggiare. Cioè, insomma, diciamo che siamo arrivati al punto in cui dopo 10 anni o veramente ti piace tanto un paese oppure secondo me. Quella vibe iniziale, quell'excitement che hai di novità si affievolisce e dopo c'è qualcosa di un pochino più profondo, oppure secondo me non ne vale la pena. Immagino che tu queste riflessioni le stia portando avanti da un po' di tempo e posso chiederti come hai scoperto il mio canale? Ah, guardavo un po' di interviste di italiani su YouTube, su Google, scrivevo un po', insomma, volevo avere un'idea, insomma, del fatto di cosa pensassero anche gli altri, insomma, se fossi io l'unico, perché Certo. molti italiani che ho conosciuto non tornano, ok? Molti italiani che ho conosciuto qui, vabbè, soprattutto a Seattle, ma anche perché sono persone qualificate in un modo che in Italia non hanno troppo mercato, no? Ingegneri informatici che lavorano per Microsoft, Google, ricercatori, biologi, capito? Sono professioni che in Italia effettivamente avrebbero Farebbero poco fatica. mercato o dovrebbero fare un downgrade talmente grosso che non ne vale comunque la pena e poi hanno delle prospettive di vita, diciamo, dei valori
Perché poi anche quello conta, cioè nel senso, se uno con la propria famiglia non ha troppi rapporti, se a uno di fare certe cose non interessa troppo, se a uno dello stile di vita, diciamo, americano, si, nello stile di vita americano si ritrova bene, giustamente sta qui. Io non condivido più questi principi, sono sincero. Cioè, a scuola, da dove va mio figlio, hanno dovuto assumere un poliziotto armato per essere sicuri che tutto sia a posto. Questo capitalismo sfrenato, questo consumismo sfrenato, anche i supermercati sono tutti uguali, qualsiasi prodotti. Cioè, a Seattle facevo la spesa ed è come dire, ok, dal confine col Canada, dal confine col Messico, ok? Come dire da Roma a Mosca. Okay, sono 3 ore e mezzo di aereo. Okay, vai a fare la spesa a Seattle, fai la spesa qua, compri esattamente le stesse cose. C'è questo piattume sociale per noi, a me io non ce la faccio, cioè proprio è una cosa che mi dà troppo, troppo, troppo da fare, cioè non mi rende felice, non mi rende felice. Questo va al di fuori della carriera, dei soldi, che comunque è stato un percorso super positivo questi 10 anni, cioè da quel punto di vista lì uno non tornerebbe mai indietro se uno guarda solo il business. Ok, questo è importante perché sia tu che appunto la tua moglie, la tua compagna avete comunque un lavoro che vi rende felici, cioè che comunque vi piace. Perché molto spesso magari alcuni pensano le persone tornano in Italia perché non si sono realizzate professionalmente. Invece nel tuo No, caso non è non la è nostra così. cosa, no. No, io professionalmente qua non potrei chiedere di meglio, cioè sono completamente indipendente, ho il mio territorio da seguire e nessuno mi dice quello che devo fare, mi organizzo i miei viaggi, ho il mio target da fare trimestrali, ho un'azienda che ovviamente è abbastanza grossa con un supporto importante, quindi abbiamo una fabbrica in America, abbiamo diversi magazzini, diversi punti di spedizione campioni e quant'altro, un marketing team tutto qua in America, quindi io con l'Italia parlo pochissimo, solo esclusivamente per qualche prodotto made in Italy, eccetera. Quindi Mi dal punto dicevi di che siete entrambi lavoratori. sì, mia moglie fa real estate agent, Ok. quindi lei fa l'agente immobiliare e io faccio il sales West Coast Sales Manager per Iris Ceramica Ok, Group. quindi comunque da quel punto di vista l'America No, vi sta no, offrendo assolutamente. È una lì che buona. subentra il problema. È lì che subentra il problema del rientro, però, perché ti senti intrappolato in questa cosa di dire, ok, qua il lavoro va benissimo, però socialmente siamo devastati. Cioè, socialmente è troppo dura per noi. Quindi ti trovi In nella che senso è situazione. dura? È dura perché le persone sono tutte fake, tutta questa apparenza, hi, what are you, hi, what are you, e poi alla fine non gliene frega niente di come stai, cioè sono tutti costruiti qui, no? Poi tu a New York, insomma, immagino che più o meno avrai un po' lo stesso feedback. Un È un po' po'. meno a New York, però un po' meno dalla West Coast, però sì, posso capirti. È tutto un po' legato solo e esclusivamente ai soldi, alla bigger car, la bigger house, where do you go on vacation, cioè è tutto uno show off di uno status Non symbol. siete riusciti a stringere delle amicizie con No, altri genitori, sì, sono qualcosa? amici. A noi, guarda, la prerogativa che avevamo quando ci siamo trasferiti qui in Arizona è quella della scuola, perché le scuole pubbliche qui non sono buonissime. E quindi è anche uno stato molto conservatore, no? Un po' come il Texas, nonostante sia molto confinante con la California e ci sia stata molta influenza democratica in questi anni dalla California. Infatti il sindaco adesso è un Democrat, il governatore è un Democrat, quindi si è ammorbidita questa parte super repubblicana, no? Però in generale è uno stato molto conservatore, molto close-minded, ok? Quindi abbiamo detto, andiamo in Arizona, costa meno, però se riusciamo a permetterci una scuola internazionale per nostro figlio, perché voglio che sia esposto a un ambiente multiculturale. E Certo. quindi tramite la scuola abbiamo conosciuto quelli che sono i nostri amici qui, che sono tutta gente sudamericani, metà europei, magari c'è la moglie francese, il marito americano, tutte persone, diciamo, internazionali. Però anche lì si sono tutti molto americanizzati, cioè, ti
ti senti quando devi fare qualcosa, che c'è qualcosa da fare in comune, no? Cioè, da organizzare una party, ok, i bambini sono off da scuola mezza giornata, ok, allora ci sentiamo, li portiamo qua, ma non c'è quel rapporto di semplicità, no? È tutto molto costruito, tutto molto... Ma io sono convinto che sia così perché l'America è un grande porto di mare, la gente è abituata a muoversi e a non dare valore ai rapporti, capito? Questo è quello che penso, cioè qua Sì, tutti è sono più abituati un a muoversi. meccanismo difensivo, secondo me, per cui le Sì. persone vanno e vengono, quindi comunque i rapporti ce li si gode sul momento, ma poi In non realtà sono sono super stati. soli, sono super Sì, soli. c'è una Cioè, ti crisi siedi al molto bar, profonda. cioè, la cosa che magari tutti mi dicono, oh, però che figo, ti siedi al bar anche da solo e conosci un sacco di persone. Sì, è vero, le conosci, poi prova a scambiarti il numero di telefono, a scrivergli il giorno dopo, cosa fai, andiamoci a bere un caffè, non ti risponde ai messaggi. È triste. Capito? Cioè tu ti siedi magari al bancone del bar, hai di fianco questa persona, ti cominci a parlare di roba anche importante, per uno magari il divorzio, il figlio che non gli parla più, che adesso gli ha dei drammi, magari beve 4-5 whisky, te li racconta tutti, poi si alza e va via come se non, come se non ti avesse mai conosciuto, hai capito? Sì, È ma dal tutto... punto di vista relazionale, Seattle era peggio, meglio, No, uguale? era peggio. Lo Peggio. chiamano Seattle Freeze, che è un po' come, cioè, la gente è molto, molto chiusa, molto chiusa. Cioè, considera che in 4 anni e mezzo, quasi 5, che abbiamo vissuto là, le uniche persone che frequentavamo erano una coppia di italiani, che tra l'altro lui è sempre di Modena, ci conoscevamo già dall'Italia. E lui lavorava a Santa Monica alla UCLA come ricercatore, l'ha preso Microsoft, quindi si sono trasferiti a Seattle e ci siamo trovati vicini di casa. Quindi praticamente uscivamo con loro e basta. Che era cena a casa mia il weekend dopo cena a casa loro. Sei riuscito a legare con altri europei? Italiani, ma durante il Covid per disperazione ci siamo inseriti in questo gruppo di italiani a Seattle e quindi c'era questo ragazzo di Cesenatico che faceva le pizze, insomma c'era un gruppo di 10 persone, 10-12 ragazzi, allora lì è andata abbastanza bene, però anche lì insomma non era proprio, cioè sono quelle amicizie che ti crei perché devi, diciamo un po', no? Io Sì. penso Sì, sempre, no, se fosse casa tua lo frequenteresti? È un po' quello, cioè, se fossi nel tuo no. ambiente lo frequenteresti oppure lo frequenti perché sei da solo e hai bisogno, Certo. no? È un po' quello. Sì, però sì, quello è vero, lo capisco benissimo. Credo che in parte questa cosa sia acuita dal posto in cui sei, questo disagio, questo problema, però crescendo comunque con l'età, secondo me questo problema in generale vale un po' per tutti, secondo me, poi magari, però io comunque dopo che sono tornato a vivere in Italia o comunque nella dimensione europea, nonostante tutti i problemi che possono essere legati alle fasi della vita, la differenza ti assicuro che c'è, cioè si vede. Sì, Quindi sì, no, sì, ma immagino. c'è la differenza, c'è le difficoltà in generale nei rapporti sociali, le puoi trovare per carità anche qui sotto certi punti di vista, però c'è un abisso, ecco. Ma sì, ma ero in Italia 2 settimane fa per una fiera a Bologna. Hai proprio un approccio alla vita diverso. Cioè, le persone Certo. hanno diversi valori. Cioè, qui l'unico dio è il denaro. Cioè, io sono sconvolto, per esempio, che poi magari c'è qualcuno che lo fa anche in Italia, no? Però, sai, con i bambini vedi anche come li educano, no? Allora, abbiamo queste coppie di nostri amici che gli danno $2 ogni volta che i bambini fanno qualcosa in casa. Cioè, porti fuori il pattume, ti do $2, metti via i tuoi vestiti, ti do $2, aiuti la mamma a lavare i piatti, ti do $2, Sì, sì, capito? sì, sì, Questa sì. cosa qua, dico, ragazzi, ma questi qua si invitano a fare le cose solo per soldi. Sì, diciamo un proprio un altro approccio completamente, completamente diverso.
approccio alla vita, non vanno in vacanza, lavorano e basta, tutto costa un sacco di soldi, Parliamo viaggiare. delle vacanze, parliamo delle vacanze. No, ma è un disastro, un disastro. Cioè, adesso devo andare in California 3 giorni, ok? Perché la mia azienda non è una vacanza, ma abbiamo un magazzino ad Anaheim in Orange County. Cioè, spendi $300 per un Hampton Inn & Suites, che è un hotel che in Italia sarebbe un 2 stelle che costerebbe 50 euro. Cioè, capito? Spendi $300. Sì. Cioè, viaggiare costa. Andare in vacanza costa una follia. Quindi comunque, ovviamente, relazioni sociali, ferie costose, magari tu col tuo No, datore ferie, di poi lavoro. neanche le hanno le ferie. Quindi per Però tu loro, dico le hai, io le ho, italiane, tra virgolette. sì. Ok, quindi nel tuo caso la tua azienda comunque ti dà un Io ho numero di solo ho ferie. 4 settimane perché è un'azienda italiana, quindi insomma per gli italiani che sono qui si cerca di mantenere un Certo, rapporto un però pochino. anche tu avevi questa sensazione che io avevo, che ti senti estremamente in colpa ad andare in vacanza rispetto invece Non ci vai in vacanza 2 settimane. a... E anche quando ti fai No, non due ci vai. giorni, no? C'è un Non ci senso di vai. Sì, colpa. va, vai in vacanza, ma c'è il telefono, rispondi alle email, cioè non è, con la testa dal business non stacchi mai. Sì. Perché sai che senza soldi sei. E poi, sai, nell'azienda c'è questa competitività talmente alta che sai che se tu abbassi la guardia c'è qualcuno che te lo frega al posto, capito? O Certo. che farebbe di tutto per scavalcarti. Sì. Certo, Quindi questo è il good and the bad della competition qui, cioè la competizione è credo molto che... alta. E quindi devi stare attento. Comunque Devi stare sul pezzo. questa cosa secondo me è peggiorata molto negli ultimi 30 anni, ma anche quando sono arrivato in America nel 2000... Io ho fatto prima uno stage nel 2008 e poi sono arrivato nel 2012, che era subito dopo la crisi. Sì. Però anche quei primi anni erano comunque diversi dagli ultimi e comunque mi dicono persone anche italiane che sono emigrate negli anni 90 che la situazione poi è degenerata nel corso dei decenni a livello proprio di questo capitalismo di cui parli tu, perché prima in realtà gli stessi americani erano molto più, Rilassate. sì, più semplici e tuttora ci sono persone così che sono, molti americani sono molto arrabbiati di sentire che il loro voto non vale nulla perché c'hai solo due partiti, perché è un sistema in cui il tuo voto conta poco. Si è creato un sistema in cui tutto costa, quindi tu per forza di cose devi pensare ai soldi. Non, magari qualcuno sì, è ossessionato con i soldi, molti lo sono, però altri, giustamente, se devi vivere, devi Ma pensare di ai ossessionato con i soldi per forza, perché senza soldi. sei Esatto, sei vai. rovinato. A finire in mezzo alla strada, cioè io a New York lo vedevo che dovevo continuamente pensare a questa cosa. E per Ma carità, ti porta lì, cioè, ti porta lì. Se non ti porta lì, vuol dire che fai una vita purtroppo, che poi per me è una vita triste, anche quella lì, del pensare solo al denaro. Quindi. sì, quindi questa è la faccia, diciamo, negativa. Ovviamente di positivo c'è tutto quello che ho potuto fare lì e che sicuramente noterai quando tornerai in Italia. Cioè dirai, ah, Certo, in assolutamente. America! Però vabbè, Infatti dico, questo... io ne parlo come moglie, dico, secondo me l'America è un paese dove vale la pena andare, fare motivati, cercando, insomma, se uno ha bisogno di stimoli forti, di competitività, eccetera, andare, massimizzare, fare l'esperienza, qualche anno possono essere 5, 10, 15 e poi dopo venire via. Esatto, quindi per esempio tuo figlio ha la cittadinanza americana, questa è una bella cosa per quando crescerà, Sì. magari potrà farsi Sì, due un'esperienza. passaporti, sì, lui potrà venire qua a lavorare, a studiare come americano, quindi avrà anche eventualmente delle agevolazioni a livello di prezzi dei college, però anche l'università, no? Cioè, io ho una coppia di amici che hanno un figlio di 17, 18 anni, è cominciato adesso qua all'Arizona State University. Allora, costa 25 ed è un'università medio-bassa, ok? Comparata alle università top americane, no? Costa $25.000 all'anno, la tuition più $10.000 all'anno l'alloggio, quindi sono 35.000, ok? A 18 anni ti cominci a fare i debiti. Cominci Certo, sì, a fare i ma... debiti, nella tua testa cosa succede? Cominci a dire, oh, ma qua soldi. Certo. c'ho 100, alla fine dei 4 anni c'ho 100, 120, $130.000 di debito, bisogna che quando io uscirò dall'università devo guadagnare. Quindi cominci Una già a essere pressione, sì.
indebitato con questa pressione del... D'altro canto, vedi l'altro lato, come in Italia che le università costano poco, magari ti trovi che le persone sono poco motivate perché non hanno quegli stimoli che gli dicono guarda che ti devi dare una mossa perché qua costa dei soldi. Esatto, sì, cioè è giusto che le persone sappiano che ci sono queste difficoltà in America e delle differenze culturali importanti, però è anche giusto che appunto sappiano che ci sono delle opportunità che obiettivamente non solo in Italia ma anche in Europa non esistono, cioè puoi fare delle cose a un certo livello potenzialmente che qua... Cioè, io No. vedevo immigrati venire dalla Svezia, dall'Olanda, facevano delle cose che loro stessi dicevano in Europa e non le potrei fare questo. Quindi, ovviamente, quando sei giovane dai una priorità diversa ai sogni, alla carriera, al futuro, poi quando diventi un po' più grande cominci a dire ne vale la pena, la vivibilità della vita e tutto, No, penso sia assolutamente, normale. infatti, esatto. Questo è proprio la sintesi perfetta. Dipende molto dall'età, ma anche dai valori che una persona ha. Ripeto, ci sono degli italiani che ho conosciuto, dei CEO di grandi aziende che lavorano e basta, guadagnano dei milioni di dollari all'anno e loro, per loro non c'è nessuna alternativa al di fuori degli Stati Uniti. Sono contentissimi. Certo. Quello è comprensibile, cioè dipende uno un pochino che Qual valori ha. è? No, no, certo, esatto, il discorso dei valori è molto importante. Qual è il tuo piano adesso per l'anno prossimo? Cosa pensi di fare concretamente per tornare in Italia? Ma io ti dico, adesso a fine anno parlerò con la proprietà dell'azienda, perché abbiamo fatto una chiacchierata solo telefonica 2 settimane fa, e vediamo un attimo cosa mi propongono. Mi hanno paventato per telefono la possibilità di fare Europa e Medio Oriente, Dubai e Arabia Saudita, dove abbiamo dei grossi partner su contract, quindi hotellerie 5 stelle, negozi, Armani, Louis Vuitton, Prada. Noi forniamo i pavimenti per tantissimi national account di questo genere, Hilton, Sheraton, Four Seasons, W, quant'altro. E quindi, siccome ho gestito tanti progetti qui in America, ci sarebbe questa possibilità di gestire questi account, però per il mercato europeo e medio orientale, vivendo in Italia. Quindi adesso, per ora di definito non ho niente. Fra 6 settimane andrò a Chicago dove abbiamo questi meeting e vediamo che cosa viene fuori. Però l'idea è quella lì. E se Quindi con poi la non... tua stessa azienda avresti modo di tornare. Esatto, Ok, che esatto. sarebbe una gran cosa perché avresti già il lavoro. Sì, Se se non non dovessi. fosse così, faresti lo stesso questo passo? Se non fosse così, sì, torniamo lo stesso. Adesso torneremo lo stesso, direi. Adesso vediamo un attimo. Direi di sì. Direi di sì. Ovviamente tornare senza lavoro è un discorso molto complicato, però io sono confident che. Insomma, delle opportunità ci sono, ecco. Poi Certo. sono anche tranquillo che questa cosa con la mia azienda, da come abbiamo parlato, si possa, diciamo, trasformare in qualcosa di positivo, ecco. E di concreto, pensi di tornare comunque più o meno dalle tue parti? Sì, anche perché l'azienda, l'headquarter è a Modena, Sassuolo. Ok. Mia Quindi mamma è comunque lì, sarai la mia vicino alla tua famiglia è lì. famiglia. No, ma sai, poi l'Emilia è una zona, vabbè, non è sicuramente il top dal punto di vista di qualità dell'aria, inquinamento e quant'altro, però poi tu hai vissuto a Bologna, logisticamente è perfetta, cioè per Sì. me io vado a Serra delle Dolomiti in 2 ore e mezza sono su, vado a Riccione in 2 ore, vado a Forte dei Marmi in 2 ore, c'hai il treno, vai a Roma in 2 ore, cioè... Vai a Milano in 2 ore, da quel Sì, punto di vista lì, secondo me in perfetto. Italia ci sono poche location. Sì. L'aeroporto, comunque, è un aeroporto dove ci sono voli che vanno dappertutto. Esatto. Sì, è ben collegata la gente.
accogliente, comunque vabbè, poi tu sei Sì. di là, ma dico in generale, secondo me è una buona zona in cui tornare, infatti non a caso poi sono andato lì per questo. Recentemente, tra l'altro, è uscita la notizia che c'è una bozza che vorrebbe modificare la legge sul rientro degli italiani che vivono all'estero, in modo però sfavorevole, dimezzando, diciamo, i vantaggi che c'erano prima, cioè che al momento ci sono perché non è ancora una legge, è solo una bozza, però appunto secondo questa legge, per chi non lo sapesse, chi vive all'estero per almeno 2 anni consecutivi, vive e lavora lì e poi torna in Italia, ha uno sconto sulle tasse che addirittura arriva al 90% se vai al sud. Adesso però questa legge verrà rivista. Tu di questa cosa ne abbiamo parlato prima off camera e mi hai Sì, detto ho che ne sei visto la consapevole. bozza, ho visto la notizia un paio di giorni fa e quindi mi sono subito attivato perché ovviamente è una cosa che è molto importante, anche perché parliamo di, cioè, per come era fatta prima, per come è fatta attualmente, è 5 più 5, quindi sono 10 anni di sgravi fiscali e adesso si parla di ridurla. Si tratta appunto di passare da 5 anni, da 10, quindi 5 più 5 a 5 secchi. Bisogna aver vissuto 3 anni all'estero e non più 2, quindi vabbè, quello non mi riguarda. E le agevolazioni non sono più il 70 o il 90%, ma sono il 50% per tutti, anche 50. se vai a vivere al sud. Prima tutti i lavoratori potevano, cioè quindi tu andavi a Londra a fare il cameriere in un ristorante, stavi a Londra 3 anni, tornavi 2 anni, tornavi in Italia e prendevi dentro i cervelli. Adesso invece è tornato il vincolo della preparazione e della alta professionalità. Quindi serve o una laurea minimo triennale oppure devi rientrare con un contratto da quadro o da dirigente. È Eh sì. tornato più vicino a come era partito con Rientro dei Cervelli nel 2015, dove era praticamente rivolto solo ai ricercatori e ai professori Esatto. universitari e quant'altro. Dopo l'hanno ampliato a tutti e adesso hanno fatto una piccola via di mezzo, secondo me. Sì. Piccola, Sì. insomma, una via di mezzo. Insomma, un po' problematica, ovviamente poi ognuno la pensa come vuole al riguardo, ma credo Sono che... tanti soldi perché comunque, però ti dico, cioè non è che perché il rientro dei cervelli adesso è meno vantaggioso, cioè noi rientriamo comunque. Certo, comunque Rientriamo. non bisogna tornare solo per quello, ovviamente molte persone in realtà non tornano precisamente per quello, perché i salari in Italia sono più bassi che nel resto d'Europa, quindi nessuno torna per avere un salario più basso, quello poteva essere un incentivo per le persone a tornare avendo un salario a un livello europeo vivendo in Italia, ovviamente in questo modo... Chi è motivato a tornare lo stesso e trovare il modo di farlo lo stesso lo farà, però chiaramente non deve essere, non può essere solo quello il motivo, perché poi ci sono anche tante cose culturali che dell'Italia ti devono andare bene. Comunque, cioè, come i pro devono superare i contro. Ma guarda, il paese perfetto non esiste. Come mi dice sempre un mio grande amico, the sky is blue everywhere. Cioè, Tranne che a a Seattle. Seattle no, a Seattle no, Seattle è abbastanza grigio. Però il paese perfetto non esiste, con tutti i problemi che ci sono in Italia sicuramente, ma ci sono tanti problemi anche negli Stati Uniti, che uno pensa all'America come la Certo. prima economia al mondo, super all'avanguardia, cioè in realtà sono super all'avanguardia sotto certi aspetti e sotto altri sono ancora nel Medioevo, cioè proprio it's the best and the worst, non ci sono vie di mezzo. Sì, bisogna scegliere che tipo di problemi vuoi avere intorno. E qua sicuramente se uno si dà da fare, sei un high skill professional, puoi arrivare a guadagnare delle cifre che in Europa te le scordi. Lavori 10 anni, ti metti via qualche milione di dollari e ti metti a posto tutta la vita. Quello siamo tutti d'accordo. La parte finanziaria è sicuramente un altro pianeta, però Però tutto il resto. puoi anche fallire, non è che vai in Oggi America per o forza. domani. Ah, Cioè sì. non è che adesso un giovane va in America e pensa che in 10 anni si fa milioni, perché potrebbe anche finire tutti i soldi che ha. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Quello infatti è l'altro lato della medaglia, cioè che insomma se non ce la fai e fallisci, la vita che fai è terribile.
Cioè, la cosa più exciting che fanno è andare al lago 2 giorni. Vanno da Starbucks a spendere $8 per un caffè e basta. Si trovano nelle case con Cos'è che non vedi un... l'ora di, cos'è che non vedi l'ora di Cioè... fare appena torni a vivere qua? Ma niente, il valore delle piccole cose, capito? Fondamentalmente, l'apprezzare non cose materiali in continuazione, no? Che è un po' quello che ci contraddistingue noi latini, ma io lo vedo anche quando vado in Messico, noi qui abbiamo degli amici che hanno una casa a Puerto Peñasco che è a 4 ore da Phoenix, quindi ci vai anche in macchina, è un corridoio turistico, praticamente non c'è dogana, e abbiamo degli amici che hanno una casa lì, e loro ogni tanto quando c'è... Non so, Thanksgiving o Memorial Day o questi weekend andiamo giù con loro. A me soltanto quando sono in Messico io mi sento già a casa, capito? Cioè, Assolutamente. passo il confine americano e decomprimo. Non a caso il Messico è il primo posto al mondo, secondo l'ultima classifica che è uscita degli expat, è valutato come col punteggio più alto, il paese dove espatriare. Tutti vanno in Messico. No, ma è. Io come vado in Sud America mi sento già a casa, no? E proprio per questa atmosfera, persone un po' più Il calore, rilassate. perché è l'opposto rispetto Hai capito? E ai Stati quindi Uniti. è questo più che altro, capito? Poi la geografia, il fatto di poter esporre mio figlio a diverse lingue nell'arco di un'ora di aereo, di 6, 7 ore, 5, 6 ore di macchina. E di andare in Spagna, in Francia, in Inghilterra, piuttosto che a Berlino o a Praga in un'ora di volo, spendendo, io volando con EasyJet, spendendo €100 round trip, che qui sono cose che in un'ora di volo sono in mezzo al deserto, in un Kentucky Certo. Fried Chicken, capito? Cioè... Diciamo che l'America è un buon posto dove riacquisire un certo orgoglio europeo. Sì, no, ma Non tanto per me... italiano, non solo italiano, ma proprio No, europeo. ti dico, poi come avevano detto anche al telefono, cioè io ti dico amici francesi, tedeschi, che magari in Italia conosci il francese ti sta un po' sulle scatole, no? In realtà quando ti vedi invece, quando ti incontri, Amicissimi. sì, assolutamente, O assolutamente. anche con italiani di altre regioni, no? Sì, infatti, sì, è proprio così, i confini diciamo, minimizzano, insomma, queste barriere culturali si minimizzano quando sei comunque molto lontano da casa, trovi dei punti in comune. Certo, e come dici tu, riassapori proprio la semplicità, delle piccole cose che... Sai, sono quelle alla fine le cose che noi italiani ci portiamo dentro, no? Questi valori familiari, umani, sociali, l'aperitivo, il valore nella qualità delle cose che facciamo, no? Cioè noi non abbiamo il McDonald's, noi abbiamo Valentino, O anche piccole piccole aziende. aziende, piccole aziende che si basano sulla qualità, il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico, cioè ci vuole 20 anni a fare una boccetta di aceto, cioè c'è una ricerca della perfezione, della qualità, che va a influire su un prezzo ovviamente alto, che però va verso un pubblico di nicchia. Qui invece è l'opposto, qui è tutto quantità e commodity, no? Quindi Certo. il prodotto prezzo basso che deve essere venduto su larga scala. E quindi questa cosa si ripercuote nella società. Ti viene a mancare il fatto che non ci sia una ricerca della qualità nelle cose, no? Che sia tutto basato sul prezzo e sulla quantità di quell'oggetto che tu vendi, no? Anche per me, che vendo ceramiche italiane, per me vendere dalla fabbrica italiana o vendere dalla fabbrica che abbiamo in Tennessee fa una differenza enorme. Cioè, dalla fabbrica che abbiamo in Tennessee facciamo dei prodotti super mainstream che vengono venduti a Home Depot, Lowe's, tutte queste catene di cash and carry americane, floor and decor, eccetera, senza tanto valore aggiunto. Adesso un pochino sì, ma dall'Italia è tutta un'altra storia. I prodotti che facciamo in Italia hanno completamente un altro appeal. E quello si vede, la ricerca del bello, vedere della gente vestita bene in giro, vedere della gente che apprezza la vita per quello che è, non solo per il denaro che ha. Cioè io vedo persone, tra virgolette, più povere in Italia, ma molto più felici, capito, quando vengo. E quello è il grande tema, no? Le persone magari sul conto in banca hanno meno soldi o guadagnano meno soldi, ma non ti dicono, oh, devo andare in pensione con 4 milioni di dollari perché sennò
I don't know what to do on retirement, ma 4 milioni cosa ti servono a fare 4 milioni? Devi lavorare fino alla pensione per avere 4 milioni, poi magari vai in pensione dopo 2 anni muori. Hai lavorato tutta la vita per avere questi 4 milioni che non ti servono a niente. Hai capito? Cioè, è tutto un Sì. rincorrere il next step che non mi piace. Questa cosa secondo me in America la capisci in modo ancora più forte che in qualsiasi altro paese europeo, forse, non so, perché lì il capitalismo è così estremo che poi tendi veramente a prendere coscienza di tutto ciò Beh, che le non donne non hanno la è. maternità, esatto, cioè devi fare tutto tu privatamente, quindi devi, che da un lato, anche lì non è del tutto una cosa negativa, ci vorrebbe una via di mezzo, cioè da noi tutti si girano verso lo Stato, ti deve aiutare, no? Cioè, cosa fa lo Stato per darmi il lavoro? In realtà lo Stato non ti deve dare il lavoro te lo devi andare a prendere tu, cioè lo Stato deve creare, la politica deve secondo me creare un ambiente favorevole, ma non è che ti viene a bussare la porta l'ufficiale dello Stato italiano a dirti: oh, domani c'hai il lavoro nell'azienda tal dei tali, cioè devi Chiaro, essere tu. chiaro. E qui invece è completamente l'opposto, cioè l'americano non vuole che lo Stato si infili nei suoi, non vuole burocrazia, non vuole niente, tutto deve essere molto libero, però it's all on you, cioè se tu non ce la fai, ma te lo insegnano anche a scuola, cioè anche già mio figlio va in prima elementare, comunque questa competitività la vedi tra studenti, anche se non è successo il 90% è colpa tua, insomma, capito? Vedevo oggi un video con una citazione sul merito, no? Su questa Sì. logica che se tu comandi il mondo, se fai delle cose di successo è tutto merito tuo. E quindi se sei povero È colpa tua, ma è tutta colpa tua. non è vero, Questa... però non è vero, cioè non è vero, Esatto, ci non è vero. sono, Non è vero. degli eventi nella vita che ti possono capitare e che purtroppo fanno parte delle option che hai sul tavolo, cioè ti può succedere una crisi familiare grossa, perdi lucidità mentale, non riesci più a performare sul lavoro e vai in rovina, ma questo chi lo può dire? È colpa tua, non è colpa tua. Però questo sistema proprio paralizza, cioè tiene il povero povero e il ricco ricco. Esatto, no, no, assolutamente. Ah, ma qua la forbice si è proprio Sì. estesa al massimo. Qualcosa secondo Homeless. me cambierà prima o poi, nei prossimi decenni cambierà perché la situazione secondo me è diventata troppo insostenibile. No, e poi, visto che stiamo parlando di questo, adesso mi viene in mente anche questa cosa qua. Non ho mai visto un numero così alto di disagio mentale, ma anche tra persone di successo. Sono tutti cioè qui andare in therapy è una cosa normale, cioè come noi andiamo a fare la spesa, a comprare la frutta e la verdura, loro vanno in therapy, tutti, la maggior parte. Ed è un concetto di terapia un po' diverso rispetto all'Italia, cioè proprio perché non hai la disponibilità delle amicizie che magari puoi avere in Europa. Io sono convinto che questo individualismo ti porti ad avere degli scompensi mentali, comunque nella lunga è inutile, cioè sono Non è tutti chiusi. umano, non è umano. Non è umano e quindi therapy che non è, cioè non è una cosa negativa, però allo stesso tempo tu ti ritrovi che hai bisogno di dover parlare con qualcuno fondamentalmente, cioè questo è, ti ritrovi Certo. che hai bisogno di dover parlare con qualcuno e tutti. In America la therapy non è vista come una fase che poi lasci di un periodo difficile, è vista proprio come un incontro settimanale a vita, ma Capito? Sì, non è è quello che normale. dovrebbe essere, Non perché va a è. colmare un vuoto di relazioni sociali che non è A normale. pagamento, a pagamento, A a pagamento, pagamento, esatto. a pagamento. Quindi anche quella cosa lì, comunque non è che un incontro settimanale gratis, anche lì lo Esatto. paghi, se non ne so. Tutto si paga. Tutto, e poi ADHD, Sì. focus, Però disorder. su quello ti devo dire anche la verità. Gli americani tendono a iperdiagnosticare le cose. Cioè, io non Beh, ci credo che in America hanno tutti certo, loro devono l'ADHD. prendere delle pills, devono prendere delle pillole. Devono Esatto. prendere delle pillole. Oh, mia moglie si è tolta tre denti del giudizio, ok? 2 anni fa, eravamo appena arrivati qui, ok? Si è tolta i denti del giudizio dal dentista e te gli fa: guarda, per il dolore prendi 4 Advil al giorno, che sono degli ibuprofene, ok? Roba normalissima. Se non bastassero, ti prescrivo 12 ossicodone, che sono delle morfine, anfetamine, che roba, che la gente ci si droga con quella roba lì, capito?
Era normalissimo per lei. Quando i nostri amici lo sono venuti a sapere, ma sai che c'è quel mio amico che lo vorrebbe? Oh, ma sai che, cioè, capito, loro usano questa roba però come fossero delle caramelle, capito? Sì, Cioè, hanno una. l'antidolorifico. Una volta sono andato dal medico perché avevo emicranie ricorrenti e mi ha sgridato perché non prendevo abbastanza farmaci. E quindi mi ha prescritto una pillola da 800 mg di È una bomba, ibuprofen. 800. una bomba, una bomba, sì. Mi è passato il mal di testa tipo in 30 secondi. Ah, ma ti senti Superman, dopo voli giù dal coso, sì, Sì, beh, è perché, ma, normale. però ci credo perché io dovevo andare a lavorare continuamente, non potevo prendere malattia. Quindi se io stavo Vedi, male, avevo bisogno di farmaci potenti, se non avevo il farmaco potente, guarda non che potevo. scucci, cioè, allora, quando tu, vedi, ragioni così, no? Se tu ci pensi mente fredda, è una società terribile, eh. Un po' inquietante, è un po' inquietante, sì. Hai capito? Sì, Pensa sì. al cibo nei supermercati. Allora, l'80% della roba che c'è qua sui supermercati in Europa è illegale, illegale, non la potrebbero neanche vendere. E allo stesso tempo hai la sanità a pagamento. Quindi cosa succede? È gente che mangia male e che paga per farsi curare. Questo accade qua, ma in misura molto minore, molto minore. In Italia? Ma sì, ma in Sì. Italia la base dei prodotti che hai è 10.000 volte superiore alla mela organica di Esatto. Whole Foods che costa 4 dollari l'una ed è lucida per 6 settimane. Capito? La metti in casa, la mela, dopo 6 settimane è uguale. Esatto, anche Non se so se. organica, biologica. Anche se organica, lucida, perfetta, Sì. con dei colori belli Sì. bright, cioè bella rossa Io con le strutture, cioè io non esatto. lo so. Per non Non. parlare dei problemi di reflusso, di stomaco, io avevo tantissimi problemi in America, cioè proprio mettevano delle sostanze che il mio corpo non le reggeva. No, ma ti Quindi. dico, questo senza voler dipingere gli Stati Uniti come un posto cupo e No, tetro, certo. dove, però diciamo che torniamo al discorso dei valori, cioè se i tuoi valori sono di un certo tipo, dopo un po' di tempo fai fatica a dedicare tutta la tua vita in un posto che non ti rispecchia, capito? È quello più che altro, no? È ovvio che la parte economica è un problema perché in Italia gli stipendi calano al posto che neanche crescono poco, calano e quindi uno si trova che qua sei in rampa di lancia, devi andare in Italia che sei in discesa e allora uno dice però va bene tutto, no. E allora un attimo un pochino il collo di bottiglia è un pochino quello lì. Si prende questo rischio, prenderai questo rischio se riesci di tornare a vivere in Italia, ma d'altronde, visto che ne soffri, stare in America ha anche un costo, quindi entrambe le cose hanno un costo, a sto punto fai la cosa che, diciamo, per Sì, adesso no, ti dà. infatti, poi comunque continueremo a venire negli Stati Uniti in vacanza, e insomma, anche perché comunque vorrei che Leo continui a sostenere i suoi rapporti con i suoi amici che ha qui, voglio comunque continuare a mantenere un appeal comunque internazionale anche tornando a vivere in Italia, e quindi questo assolutamente, però sì, diciamo che te lo senti un po', no? Quando le cose arrivano in un. Esatto. Bene, carissimo, grazie mille della Grazie a te. chiacchierata, è stata molto utile, ci siamo poi ritrovati avendo avuto un'esperienza molto simile, quindi entrambi negli Sì, Stati Uniti. esatto. In bocca al lupo, facci sapere nelle prossime mesi se riesci a tornare con questo lavoro, così ci teniamo tutti aggiornati. Va bene, grazie a te per il tempo, grazie a voi che seguite il canale per il supporto. Grande, grazie.